Buonasera, Assemblea On Air, questi i nostri titoli. Tanta Europa nelle leggi regionali, ecco la sessione. Consiglieri a Goro, secondo polo al mondo di produzione delle vongole. Il ruolo delle regioni nella formazione delle politiche europee e la partecipazione democratica dei cittadini all'Europa al centro del dibattito in Assemblea legislativa per la seduta dedicata alla sessione europea 2018, l'occasione istituzionale per fare il bilancio sulla partecipazione della regione alla formazione e attuazione del diritto comunitario e individuare le priorità che guideranno le attività future. Presente in aula anche la tedesca Barbara Duden, presidente della commissione CIVEX del Comitato Europeo delle Regioni. Un momento molto importante per l'Assemblea, secondo Liamo Montalti del Partito Democratico, che ha sottolineato come le regioni possano giocare un ruolo centrale e strategico, soprattutto in questo periodo di euroscetticismo. La sessione europea rappresenta un momento fondamentale per la partecipazione della nostra regione a quella che è la formazione delle politiche europee. E noi vogliamo ribadire che soprattutto quando si parla di strumenti importanti come i fondi europei, bisogna ripartire mettendo l'accento alla dimensione locale, guardando quelli che sono i bisogni ma anche le opportunità da far crescere e far emergere. Dobbiamo ritornare ad avere un'Europa che è allo sguardo dei propri cittadini e che guarda quindi nella direzione dei territori e della dimensione locale. Secondo Silvia Prodi del gruppo misto MDP, l'Europa deve dare margini di governo alle rappresentanze democratiche e non avere schemi rigidi e prefissati. E anche per Igor Taruffi di Sinistra Italiana, nodo centrale è la necessità di non diminuire le risorse per la coesione sociale e territoriale e per le politiche agricole. Pensiamo che l'Unione Europea, così com'è, non possa e non sia in grado di dare risposte alle grandi emergenze che abbiamo, a partire dal lavoro, dalla disoccupazione e soprattutto dal principio di solidarietà, che dovrebbe essere elemento fondante dell'Unione Europea, che oggi invece è piegato alle logiche del mercato, dell'economia e della finanza. A illustrare in aula la risoluzione che contiene gli indirizzi relativi alla partecipazione della regione alla fase ascendente e discendente del diritto dell'Unione è Massimiliano Pompignoli, presidente della Commissione Bilancio e consigliere della Lega Nord. L'Assemblea, ha spiegato, ha la necessità di mantenere adeguati finanziamenti per dare continuità alle politiche regionali, nazionali ed europee in materia di coesione sociale e politica agricola comune. Una risoluzione che pone degli obiettivi a lungo termine e per i quali ci auspichiamo che ci sia veramente un pensiero diverso di strutturare un'Europa anche alla luce di un nuovo governo nazionale in un contesto storico attuale di grave crisi dell'Europa, di percezione da parte dei cittadini. Il Movimento 5 Stelle chiede più potere al Parlamento europeo, più coinvolgimento democratico dei territori, insieme all'intervento immediato in settori come la pesca e l'agricoltura, nella gestione dei flussi migratori, nel mondo del lavoro e nella gestione dei fondi strutturali europei. Abbiamo sollevato il fatto che l'Unione Europea debba essere un'istituzione molto più vicina ai cittadini, quindi meno lontana, è un'istituzione più giusta e che affronti determinate tematiche quali la ripartizione dei flussi migratori, la giustizia sociale, i cambiamenti climatici, esattamente come appunto i cittadini che hanno risposto al questionario del Comitato richiedono. Una fabbrica a cielo aperto che fa del litorale ferrarese la prima realtà produttiva di vongole in Italia e in Europa, la seconda nel mondo. È la Sacca di Goro, un ambiente lagunare protetto di oltre 2.000 ettari, in cui si producono 15.000 tonnellate annue di mitili, il 54% della produzione italiana, il 40% di quella europea. Un polo che dà lavoro a circa 1.600 addetti e genera un volume d'affari di oltre 100 milioni annui, senza considerare l'indotto. Per questo Luciana Serri, presidente della Commissione Politiche Economiche, Emanuela Rontini, presidente della Commissione Ambiente, hanno promosso una visita istituzionale alla Sacca di Goro. Abbiamo voluto venire sul posto per renderci conto di quelli che sono i punti di forza di questa produzione, ma anche le criticità, per provarci a lavorare insieme dal punto di vista regolamentare per migliorare appunto una produzione importante con ricadute anche dal punto di vista di quello che poi può essere il turismo della costa. La laguna è un ambiente in transizione continua che necessita di costanti interventi di manutenzione per tutelare l'habitat. Prima delle politiche pubbliche e del sistema integrato di gestione della sacca di 20 anni fa, questa era un'area a totale rischio di
spopolamento, degrado, che grazie alle scelte fatte con gli allevatori, con le associazioni di pescatori, adesso invece è diventata un'area di pregio dal punto di vista ambientale, che consegna un prodotto d'eccellenza, quindi con un'economia e un fatturato importanti. Un presidio sinergico simbolizzato dal centro integrato per la gestione della sacca vede coinvolti allevatori, capitaneria, università e istituzioni, tutti a tutela dell'ecosistema e dell'economia locale. La regione in questi anni è intervenuta molto, specialmente ovviamente per cercare di dare un futuro alla sacca, che necessita di vari interventi, e credo che visitando la sacca, visitando il territorio, si capisca bene perché giustamente, a mio avviso, dobbiamo continuare a mettere risorse per garantire questo microsistema molto importante per l'economia di questo territorio. Trasversale il riconoscimento dell'importanza della laguna da parte dei consiglieri presenti alla visita. Ricordo di essere stato qui con le scuole, quindi ai tempi delle elementari, ed era bellissimo venire qua da ragazzini per vedere questa realtà incredibile. E credo che sia fondamentale anche il nostro lavoro affinché la tutela e la salvaguardia di questo ambiente, di questa economia, venga portata avanti nel tempo. Abbiamo ascoltato i biologi, le cooperative, ognuno ci ha portato il suo punto di vista e ci fa capire che questa zona va gestita, curata dalla regione e seguita, perché è veramente una zona importante. Per me, che vengo fondamentalmente dall'Appennino tosco-emiliano, e questa è una scoperta. Credo che verranno messe in atto tutte le iniziative per supportare un territorio che appunto fa di questo prodotto un'autentica eccellenza. La vongola ha cambiato radicalmente Goro e l'economia che in questa realtà c'era, facendola diventare un pezzo fondamentale di tutta l'economia piscatoria dell'Emilia Romagna.